Bentornati a tutti. Oggi è lunedì, 21 agosto, 2023. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Toro. Profumo di casa, odore di lavoro. Il vostro astro guida Venere in quadratura, illuminato dal sole ancora estivo, vi riporta se non con le ruote dell'auto almeno con la mente sulla via di casa, in combutta con la luna che dal segno della bilancia nella vostra sesta casa comincia a ricordarvi un vocabolo poco gradevole, lavoro. Se siete tra quelli in procinto di levare le tende e di tornare alle sudate carte, impossibile non leggervi negli occhi un'espressione malinconica. Di questa bella vacanza rimarranno ricordi, emozioni e tante splendide foto, ma poi, risucchiate dal vortice della quotidianità farete in fretta a dimenticare. Di buono c'è un fisico tornato in forma e la prospettiva di andarvi a riprendere subito snopi, con i nonni che l'hanno viziato sarà stato benone, ma voi siete e continuerete ad essere il suo preferito. Finalmente arrivano notizie positive e piccoli vantaggi a vostro favore. Superamento di piccole difficoltà e superamento di ostacoli. Occasioni di incontri nuovi con persone interessanti e motivate quanto se non più di voi al successo. Sei una persona affidabile ed estremamente realista, ma oggi ti conviene esserlo ancora di più perché dovrai affrontare una nuova sfida, lo farai con successo ma occorre tutta la tua forza d'animo. Sul lavoro avrai accanto delle persone veramente valide che ti dimostreranno la loro dedizione venendo incontro alle tue necessità. Dovrete conquistarvi la fiducia di colleghi e amici, cercate di recuperare in fretta quella serenità necessaria per stabilire un dialogo con tutti e costruite la vostra immagine su quel che siete realmente e non su quello che gli altri vorrebbero farsi. Fate molto attenzione alle spese. Usate con parsimonia il borsellino e cercate di risparmiare. In particolare i nati di venerdì dovranno fare attenzione alle spese eccessive e sprecone. Oggi l'amore vi metterà di fronte ad alcune scelte, sappiate decidere per il meglio non ricorrendo a consigli di persone estranee. Oggi alcuni amici potrebbero prendervi in giro per un vostro difetto. Mercurio e Saturno faranno di tutto per tenervi confusi e di umore basso in mattinata. Molleranno la presa solo a partire dal tardi pomeriggio. Gli amici veri sono rari, fate pulizia su Facebook e non offrite i vostri segreti, piccoli o grandi che siano, ai primi che vi chiedono l'amicizia. Non potete rischiare di compromettere la vostra storia d'amore per degli stupidi dubbi che avete sul vostro partner e sulla sua condotta. È così difficile avere dei chiarimenti? È così difficile vivere un po' più leggeri? Relazioni d'amore poco valide potranno terminare. Non essere polemico. Più pazienza. Evita di pretendere troppo da te stesso e dagli altri. Siete gratificati dagli influssi di Marte e da Mercurio in Vergine che vi fanno risplendere questa nuova giornata d'agosto. Ma neanche Giove, Saturno, Nettuno e Urano vi abbandonano e senza scordare il magmatico Plutone. Si trovano tutti in buon aspetto col vostro segno e le sue tre decadi. In particolare Giove consente alla seconda decade del Toro di procedere in una direzione di grande miglioramento delle possibilità di evoluzione nell'esistenza in generale. Al lavoro, per divertire gli altri, coccolarli, alimentarli di golosità, ecco le indicazioni della luna bilancina in sesta casa, ma potrebbe semplicemente trattarsi di un pensiero, indubbiamente molesto. E ciò che vi attende la prossima settimana, l'azienda, l'ufficio, gli arretrati sulla scrivania. È tutto che ricomincia, chiudendo la porta alle vacanze che scivolano dietro le spalle. Con loro anche gli amori, i sogni, gli svaghi, tutte le cose belle e buone che avete visto, toccato, gustato. Se con Venere in quadratura è un amore senza speranza quello che vi lasciate alle spalle, oggi fa male, ma dimenticherete in fretta. Le cose solo sfiorate non lasciano segni profondi, a casa c'è qualcuno che vi aspetta, un affetto tangibile da non tradire. Amore ed Eros. Causa di malumore e di frizioni in coppia la vostra possessività, basta un indizio al di fuori dei soliti schemi per scatenare il vostro spirito indagatore. Malcontento in famiglia, in realtà le cose girano bene, ma voi non siete mai soddisfatti e pretendete sempre di più.
sia che vogliate un legame fisso e stabile che si evolva verso un progetto di vita serio, oppure se desideriate l'evasione in flirt, in avventure, in curiosità e predilezione per le esperienze, lo zodiaco vi favorisce, assecondando le vostre mosse. Saturno, Urano e Nettuno donano alla vostra personalità affettiva la possibilità di esprimersi alla grande. L'unica e sola raccomandazione si concentra sempre nel moderare la possessività che, nel vostro segno, si rivela sempre abbastanza pronunciata. Il consiglio è più valido specie se siete nati nella seconda decade: non abbassate la guardia sul controllo degli istinti di gelosia. Lavoro e denaro? Termini delle ferie per qualcuno, sì, casa, che bella parola per voi nostalgici del Toro, attaccati al vostro mondo, rientrare non è dolore ma piacere, e magari lo fate oggi stesso per non trovare troppo traffico e avere il tempo necessario per disfare il bagaglio e rientrare nella quotidianità, a cominciare dal frigo da riempire e le piante da annaffiare. Ecco un bel consiglio di lettura di un'autrice del vostro segno per questa bel lunedì di agosto. Si tratta di Il vento accarezza le nostre anime della Toro Lorenza Foschini. Benessere. Chi ha appena iniziato le vacanze e si sente spappolato, punta sul benessere, anche nei discorsi da spiaggia la parola salute viene spesso fuori dal mucchio, segno che sta diventando un argomento di punta. Tutti più o meno nella stessa barca, insieme alla dieta e ai chili persi per mostrarsi senza vergogna in costume. Diversa la situazione per chi è già di ritorno, delle abitudini prese in vacanza conservate quelle buone, lasciandovi alle spalle quelle inutili o dannose, finite le ferie si riparte con un programma salutista di tutto rispetto. Per lei, a pochi metri da casa il cuore accelera i battiti, sempre la solita paranoia, i ladri, la tempesta, l'incendio. Nulla di tutto questo, la vostra casetta è lì ad attendervi, ermeticamente chiusa, tranquilla come sempre, solo le piante in giardino un po' disseccate, ma per questo non avreste potuto far nulla, se muore l'Amazzonia muoiono anche le vostre aiuole. Per lui, rientrati dalle ferie convinti che una volta tornati in città ve la sareste levata dalla mente. E invece no, lei, la fata abbronzata che avete incrociato sul bagnasciuga è ancora lì, fissa nei vostri pensieri e non si schioda. Per la vostra malattia non c'è che una soluzione, contattarla. Colore delle emozioni, beige rosato. Barometro dell'umore, variabile con schiarite. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6. Attività, 8. Finanze, 6. Benessere, 8. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace. Sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.